E dopo un'oretta di macchina finalmente siamo giunti a Careggine. Ora andiamo a fare una bella visitina al paese per vedere cosa c'è. Ed eccoci all'interno, all'arrivo, all'ingresso del paesino di Careggine. Prima cosa che troviamo, centro sociale ricreativo, è un monumento di Careggine ai suoi alpini caduti in Russia durante la guerra 40-45. Adesso piano piano, con calma, ci avviciniamo e ci addentriamo Il paesello. all'interno del paesello di Careggine, famosa per la famosa gara del lancio delle forme di formaggio, ma quest'anno per ora forme di formaggio in giro per il paese non se ne vede. Purtroppo ufficialmente ci ha comunicato gente del paese che anche quest'anno la famosa gara del lancio delle La forme forma. è saltato, come è saltato l'anno scorso, e molte attività purtroppo hanno chiuso battenti perché giustamente questo Covid ha tagliato le gambe un po' a tutto. Ora eccoci di fronte al municipio di Careggine. Ora ci andiamo ad addentrare all'interno del paesino. C'è anche la carrettina con dentro la pianta. È uno spettacolo questo giardinetto, eh? Bello davvero. Poi c'è la Madonnina nella nicchietta. Complimenti per chi ci abita. Complimenti ai padroni di casa. Altro angolino molto particolare ce n'è un'altra anche più avanti. di Ha detto Careggine. stecco, l'ho detto. Ah, che lavoro. Fontanina tipica di paese Garfagnino in pietra. Ed eccoci arrivati all'interno del paese. Questa qui in teoria dovrebbe essere, penso che sia la chiesa parrocchiale, visto che intorno non mi sembra di vederne altre. Siamo nella famosa piazza San Pietro di Careggine. Continua il tour all'interno della chiesa. Ora usciamo dalla chiesa e torniamo giù nel paesino. Attenzione alle scale perché sono un po' ripidotte e un po' rovinatotte, quindi stiamo attenti. Giro sempre a sinistra. Come c'è un gattino? C'è un gattino nel giro di sinistra? Allora facciamo quello di sinistra. Bellino, qui è per pulirsi le scale. Scoiattolo sembra quasi vero. Sta anche che se è vero, un balsamato. Te le sei lavate le manine? Con calzoncini bianchi e la camicina rosa. Saluta.
Strabello. È davvero, c'è del lavoro qui, eh. Sembra facile tenere i gerani, va. Ci stanno lì, ci fa manutenzione qui. Bellina anche qui, eh. È tutto bellina, diciamo. Ma che scherzi. Tutti gli angoli tenuti in ottimo stato, quindi stupendi. No, guarda chi ecco. Ecco Mastriddi. Che vuoi, Mastriddi? Te cerchi qualcosa da mettere sotto i denti, ti vedo, ma qui caschi male oggi. Caschi male. E te invece come ti chiami? Fatti un po' vedere. Ah, scappi, eh? Paura, eh? Dici questi che vogliono. Gente cattiva, eh? No. No, no. Tranquillo. Torna a riposarti, vai. Di fronte al municipio prima non si era vista, ma c'è un'altra chiesina. Sì? Allora venga da un'occhiata. Questa chiesina qui è bellina, tutta rifinita in pietra a faccia vista dietro. Poi c'è anche bello fresco. Bene, bene, bene. Bravi, bravi, bravi. Che chiesina è, però non si sa. No. C'è scritto. E ora piano piano ci riavviciniamo al parcheggio, alla macchina, e ci spostiamo per la piccola tappetta successiva. Eccoci arrivati ora nel paesino di Vianova. Stupendo, spettacolare paesaggio. Ed ecco la conferma che siamo arrivati proprio nel paese di Vianova. C'è tanto di cartello con la classica fontanina e tutti i cartelli per indicare i vari sentieri che si possono fare a piedi. Guarda da quanti ce ne sono. Per la cronaca, siamo a 1090 metri d'altezza, Vianova. C'ha gli occhiali. Buona? L'acqua? Buono. Con quella di casa, uguale. Sì, me lo immagino. Ora si va alla gamba. Sì. Ristorantino panoramico. C'è laggiù sotto che sento brucciolare. E ora eccoci all'interno del qui siamo all'interno del famoso ristorante bar La Gatta, se non mi sbaglio. Siamo agli impianti di risalita di Careggine, dico bene? Perfetto. Naturalmente all'interno del ristorante La Gatta, in Alta Garfagnana, non poteva mancare la testa del cinghiale, è scontato, povero cinghiale. Però anche le pappardelle del cinghiale, quando le mangio, però non è che mi dispiace mia tanto del cinghiale. Eccoci arrivati finalmente, dopo lungo peregrinare, addirittura una ventina di metri, agli impianti di risalita. Noleggio, sci e scarponi. Oddio, ora non mi sembra la stagione adatta. Vabbè, io comunque provo a bussare alla porta, si guarda un po'. Allora, camminando, camminando, passeggiando, passeggiando, si arriva finalmente al punto panoramico, con tanto di panchina. Bella. E vista sul fondo valle.
Allora anche per oggi la nostra piccola escursione in Garfagnana è terminata, Caregine, capanne di Caregine, impianti di risalita, ora siamo vicini.